Ciao ragazzi, benvenuti a Q&A, siamo qui con Christian. Ciao ragazzi, ciao Luca. Ciao Christian. Dunque, come iniziare a conoscere donne per strada senza farsi prendere troppo dall'ansia d'approccio? Ok, allora io mi ricordo quando ho iniziato a conoscere donne in strada, è stato un parto, una cosa veramente difficile, o meglio, difficile se andavo a fare dei complimenti. I complimenti in pieno giorno mi divoravano lo stomaco d'ansia perché mi sentivo esposto ad un caso totalmente nuovo e diverso rispetto a quello notturno. Cioè, in fase notturna riuscivo benissimo a fare dei complimenti a una ragazza, in fase diurna andare lì a fare dei complimenti mi ha divorato vivo, finché a un certo momento sono riuscito e mi sono sbloccato. Dall'altro lato, invece, non avevo ansia se andavo a chiedere un'opinione, chiedere un'informazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se volete iniziare a conoscere donne in pieno giorno senza farvi divorare dall'ansia, usate un approccio più soft, no? Qualcosa di più neutrale, senza esporvi espressamente e verbalmente alla prima frase, ok? Bensì ricercate una frase o un modo per aprire la conversazione che sia più neutrale. Okay, che quindi non vi carichi di ansia, che molte volte l'ansia viene dal fatto che ci si aspetta un dentro o un fuori, no? E quindi sei lì nell'ignoto, non sai che cosa accadrà, se va bene hai l'energia che si alza, se va male ti deprimi, ma c'è anche la via di mezzo, cioè usate frasi che siano neutrali, che facciano parlare la ragazza, no? Una richiesta di opinione, ad esempio, molte volte viene accettata ed espande subito la conversazione in maniera neutrale. Grazie. Saluto.